si inaugura oggi al Palazzetto delle Fiere di Montecolo il primo salone nautico mondiale. Grande l'affluenza di turisti per quello che è stato giudicato l'evento più importante dell'anno dopo Cristo ed è il più importante della Repubblica Indipendente di Montecolo dall'era Cipollotto. Al Montecolo, di fronte al più famoso ristorante del mondo, sfilano tutte le imbarcazioni per essere ammirate dai cittadini montecolesi. Ma ecco la prima novità del salone nautico, il primo indoor surf mai realizzato al mondo. Ed è proprio il segretario del circolo velico che ne mostra la semplicità di utilizzo. All'ingresso del salone nautico fa bella mostra di sé Ecofino, un restyling di un J24 ad opera della Lemon Soda Braccia Corte Sailing Team. Nella vasca centrale il famoso gozzo barocco di Lin è uno studio progettistico di un White Dragon ad opera di uno studentello ligure. Ma l'attesa è tutta per il nuovo classe A della squadra agonistica locale. Finalmente con questo prototipo potremo far volare i nostri catamarani. È la voce di uno skipper locale entusiasta dell'opera dell'Officina Montecolesi. Da anni in fuor d'acqua in mostra anche il J92 di Cipollotto. Ecco l'ammiraglio della flotta montecolese, il signor Antonio, che mostra orgoglioso l'istrumentistica della nuova pilotina. Ed ecco la vera nuova pilotina antipigna. Ehi, mi scusi, ma qui non si può guardare, eh? Mi scusi, mi dispiace. Ed ecco il modellino di Lumaca, il restyling dell'ex pilotina del circolo velico montecolese. Ammirate il lavoro. Ecco il catamarano a prova di bambino per la scuola vela. Il nuovo sistema di gonfiaggio dei gommoni per i famosi posaboe montecolesi. Ultima novità per questo salone è per i ciclisti velisti e vi rimandiamo tutti al prossimo secondo grande salone nautico di Montecolo.